è la porta di Venezia, non di una città qualunque. Si potrebbe dire che ogni mattone che viene spostato in Piazzale Roma ha un impatto e una risonanza che altrove non ci sarebbe. Figuriamoci quando i cambiamenti in atto sono in qualche modo epocali e avvengono a poca distanza l'uno dall'altro. Il tram che arriva a Venezia non è certo la filovia che fino agli anni 60 ha collegato centro storico e terraferma. Il suo approdo ha comportato lavori non superficiali, come ad esempio una piattaforma tradizionale dove porre binari al posto del più leggero cordolo di calcestruzzo sul Ponte della Libertà, che garantiva già una più corretta portanza. Portare il tram a Venezia e riqualificare Piazzale Roma significava già per la giunta precedente risolvere la questione del transito degli autobus turistici da spostare verso il tronchetto. Decine di mezzi in meno ogni giorno, uniti ad almeno 1500 auto che, grazie al recente tunnel delle auto in uscita dal garage comunale, si dirigono direttamente in direzione Mestre. Qualcosa hanno potuto aiutare prima della vera grande prova costituita dal tram. Un servizio tutto da tarare nonostante i mesi di preesercizio. Piazzale Roma aveva cambiato già abbastanza il suo aspetto, forse con troppa urgenza, si sono chiesti i magistrati della Corte dei Conti che hanno avviato un'indagine. Era stato operato un primo maquillage che aveva ridisegnato tutta l'area, coinvolgendo non solo le aree di sosta breve degli autobus turistici, ma pure realizzando percorsi per non vedenti, abbellimento con ringhiere e panchine e una nuova sistemazione per il trasporto pubblico. Poi è arrivata la pensilina del tram a far discutere soprattutto sul web. Tantissimi commenti sull'impatto visivo, che a tanti non è piaciuto, ma è un po' una questione nata sempre in piena estate con il cosiddetto cubo, la nuova ala dell'hotel Santa Chiara sorta accanto a quella storica risalente al 500 del noto albergo. Il contrasto architettonico ha dato vita prima a un attacco a senso unico su un palazzo che è ancora in fase di completamento, per poi trasformarsi in un successivo momento di valutazione più serena, che ha visto spuntare tanti commenti favorevoli al tanto criticato cubo. La vicinanza con il ponte della Costituzione porta a un altro cambiamento epocale della porta di Venezia, amato poco e sopportato tanto. Non dispiace la sua novità, ma l'improba impresa di mantenere un ponte che continua a chiedere tanto impegno e fondi dedicati. La Corte dei Conti anche qui ci mette sempre il naso e per gli architetti c'è poco da fare. Qualsiasi intervento a Piazzale Roma farà sempre discutere.